alimentata. Quindi grano, vino e tutte le necessità vettovagliamente alimentate. Ma anche un altro fenomeno importantissimo. Considerate che il fenomeno delle ville si svolge 100 anni prima della nascita di Cristo e si protrae fino a circa 250 anni dopo la nascita di Cristo. Attira questi personaggi, ma vediamo perché li attira anche oltre la cultura che c'era nel Golfo di Napoli. A Napoli, quando Nerone viene, si parla greco nel teatro, e Nerone viene a presentare le sue poesie perché chiede di essere apprezzato dal mondo ellenico, non dal mondo romano. Questo è un tempietto particolare che è fuori dalla città di Pompei, un tempietto dedicato a Dioniso. Sul frontone c'è Dioniso e Ariadne, la scola dedicato a Dionisi significa essere dedicato al dio Bacco, significa essere dedicato al consumare da bere alcolico, no? Vino. Con ai piedi una serie di triclini, quindi questo rito andava fatto in posizione coricata, tranquilli, ci lasciavamo andare nelle braccia di Bacco. Attenzione, questo tempio è attivo anche 200 anni dopo la nascita di Cristo a Pompei, mentre invece a Roma Censore, Catone il Censore, aveva già interdetto, aveva già messo fuori dalla città questo rito, il rito delle baccanali. Che significa? Significa che ai piedi del Vesuvio si produce del vino buono e va consumato. Buongiorno Presidente. Formazione e purtroppo dovevo andare per forza, però poi le avverse condizioni meteorologiche hanno bloccato Castellammare, hanno bloccato la tangenziale, tutto questo è un segnale di vita, sono tornata indietro e quindi sono ben contenta, come penso sicuramente tutti quanti voi, di accogliere tra noi il dottor Lucio Esposito che ha fatto questo lavoro bellissimo. Devo dire che io appena ho sentito la notizia di questo testo sulle ville romane della penisola, ho detto dobbiamo assolutamente invitarlo qui da noi al Grandi, che è un liceo artistico, e condividere con lui questo bellissimo studio che ha fatto. Quindi i nostri allievi però sono arrivati ben preparati stamattina, hanno avuto modo di studiare con le docenti che vedete qui presenti e il percorso già offerto dal dottor Lucio, in maniera tale che stamattina possa essere veramente una sorta di lezione interattiva tra voi e il dottore che così gentilmente ha accolto il nostro invito. Cioè, sì, lo so, stavo dicendo, abbiamo anche ospitato una classe del liceo scientifico, la quarta, che appunto riconoscendo il merito e il valore del testo del dottor Esposito ha pensato bene di intervenire e di partecipare a questa bellissima occasione che ci ha offerto. Grazie ancora dottore, vi lascio alle vostre belle cose, io vado nei miei uffici. Grazie. Questo tempietto ci dimostra che per fare certe cose si andava via dalla città di Roma, e si viveva le baccanali a Pompei, che era città produttore del vino, era città, e quindi questo rito non poteva essere interdetto come voleva Catone il Censore. È un altro aspetto interpretativo che poi ritroveremo ancora con l'andare del tempo fino ai giorni nostri. Lord Byron è costretto ad andare, perdonatemi questo volo pindarico, è costretto ad andare via da Londra per la sua particolare personalità e viene a vivere a Sorrento, quindi è un ulteriore aggancio e legame turistico che troviamo. Ma uno degli altri stimoli per cui sto raccontandovi questo è quando sono apparse queste scritte nella parte della regina Giovanna, e immediatamente una serie di giornali, piccoli e grandi, locali e meno, sono venuti fuori la regina Giovanna maltrattata. E io ero tra quelli che, alzando il dito, ho detto: scusate, ma i ragazzi non sanno che qui c'è un
strizzando un poco l'occhio e in maniera ironica anche le amministrazioni comunali, perché non c'è un cartello che ce la raffigura nel suo essere stato, non c'è qualcosa che ci... è uno che lo definiamo un bene prezioso, però i nostri beni preziosi li teniamo chiusi in cassaforte, mentre invece questo qua è in balia di un pubblico, oltre che degli agenti atmosferici maldestri che hanno rovinato un po' tutto, le iscrizioni, queste scritte così fatte dai ragazzi. Io assumevo questa a spada tratta la difesa dei ragazzi, perché già a partire dalle scuole alcune parti dei programmi di storia non ci permettono di inquadrarlo. Poi per il resto i nostri viaggi culturali li facciamo in giro per il mondo e non sul nostro territorio, perdonatemela questa. E quindi succede che non sappiamo che cos'è. Intanto è un bellissimo posto da vivere in maniera romantica, con o senza compagnia. Le ville romane hanno un doppio aspetto, una doppia parvenza, se n'è fatta una divisione. La villa rustica, che era quella alle falde del Vesuvio, o quella era in un pianoro che produceva granaglie ed altre cose, e la villa marittima, quella considerata di ozio, che poi anche questo concetto andremo a rivedere. Questa è la casa tipica pompeana. Perché la villa? Perché la casa tipica pompeana, su imitazione di quella greca, non ha finestre di affaccio sulla piazza. È una casa ricca, questa, tra le più grandi di Pompei, con il suo impluvium, con il giardino interno e tutta una serie di ambienti che affacciano all'interno e non con la città. Quindi non riescono a godere del panorama, non è un... anche perché poi i secondi piani, seppur erano riservati alla servitù, la vita quotidiana si svolgeva a piano terra. Avevano un gran bell'ingresso, in certi casi con delle panchine, perché il signore proprietario aspettava e riceveva i suoi ospiti con gradualità, che erano ospiti del tipo commercianti o erano semplicemente dei cittadini che volevano rendergli omaggio. Quindi questa è la casa, questa è la villa rustica fuori dalla città, in cui compaiono una serie di doli. Questi orcioni grandi, uno di questi tipici è sul comune di Sorrento, lo ricordate, nella sala consiliare, era soffocato nel terreno, ne sono stati trovati tantissimi, e servono per contenere delle derrate alimentari. In questo caso qua è la villa di Bosco Reale, che produceva vino, quindi la villa rustica era dedita e produttiva per i proprietari, perché metteva insieme o del vino o delle granaglie da commercializzare. Le anfore ce la raccontano lunga sul movimento commerciale, sugli imbarchi e sugli sbarchi. Eccola la pianta, in cui si vedono dall'alto tutta la serie di questi grandi odri di doli con il coperchio sopra, in cui venivano incamerate e gli ambienti di servizio, quelli abitati e quelli per la produzione, il turculum per la produzione dei vini. E questa qui è la villa rustica, la villa di campagna, che la presentiamo giusto per avere un termine di paragone. La prima villa che incontriamo nell'arco del Golfo di Napoli è proprio quella di Punta Epitafio, che non vediamo nulla, c'è il castello di Baia, però sotto, sprofondata a 15 metri di profondità, ci stanno delle cose meravigliose, tra cui le due statue. Manca il Polifemo, perché essendo grande, gigantesca, emergeva dall'acqua probabilmente ed è stata rasa per farne materiale da produzione. È rimasto l'Ulisse e il suo amico con la testa divorata dai litodomi, questa serie di bivalvi marini che hanno erosa la parte calcarea. E questo ninfeo è stato ricostruito dentro al museo, è il testimone di questa prima villa importante, con questa pavimentazione dei vari ambienti, era grandissima, quindi dalla collina di Baia scendeva sul mare ed è visibile, visibile con una imbarcazione dal fondo in vetro, che quando c'è bel tempo si può camminare sopra questi pavimenti. Mentre invece la villa, quella che io considero la madre delle ville marittime, è questa dedicata a Posidicon. La proprietà di questa villa è Vedio Pollione, è una cosa straordinaria.
in essa vengono profuse da Vedio Pollione, che era uno dei, diciamo oggi, un ministro degli esteri, si occupava delle province orientali per il mondo romano, per conto di Cesare Ottaviano Augusto. Poi una serie di vicissitudini, incamerava le tasse, non le versava al governo, hanno fatto sì che gli sono stati requisiti tutti i beni e Cesare Ottaviano Augusto è diventato proprietario di questa vetta. È la madre di tutte le ville marittime perché ha un enorme teatro, perché ha delle terme in accoglienza, due grandi teatri, uno scoperto e l'altro semicoperto un po' più piccolo, con la scena ancora intatta. Siamo alla villa del Posillipo. Per arrivarci in questa villa, oltre a scoscendere la collina di Posillipo e quindi la parte dedicata a Virgilio, la tomba di Virgilio sopra sotto al livello della, eccoli qua i teatri, la possiamo considerare una villa? Sicuramente sì, una villa imperiale, ma paragonabile a uno dei nostri alberghi più sontuosi, ricchi e importanti, ma nemmeno nel più grande nostro albergo abbiamo 2800 posti a sedere in questo teatro. Guardate come è preso. E prima vi dicevo della differenziazione e della fruizione differente. Questa è una villa in cui normalmente d'estate vengono fatti degli spettacoli. Il pubblico siede nel teatro, il palco è montato a cavalcioni di questa piscina e si ci entra per fruire non solo della villa, ma anche di uno spettacolo serale meraviglioso. Ma già appare una delle caratteristiche determinanti e fondamentali per la ricerca. Quando l'aristocratico andava alla ricerca del posto, rimaneva sempre affascinato. Queste ville sono sempre in una posizione particolare, delicata, costituita. Questo è il panorama. Questa è la galleria di accesso per la villa. Un tunnel con accanto un altro piccolo tunnel di servizio che dà luce, senza gradini, si attraversano 780 metri per poi accedere in questa grande piana. È un tunnel progettato da Lucio Corceo, sicuramente alle dipendenze, che già era a Napoli. Altro motivo per cui questi personaggi facoltosi si trovano a orbitare nel Golfo di Napoli, perché il grosso della flotta romana risiedeva a Pozzuoli, nella baia di Pozzuoli e nel porto di Pozzuoli. È bellissimo. Si accede normalmente, c'è un'associazione che fa fruire dei servizi. Vi dico questo perché queste ville poi hanno tutte una personalità giuridica differente. Alcune sono scomparse, chiuse e ricoperte dalla sovrintendenza. Altre invece sono pronte e intatte, come quella di Positano che vedremo più avanti, e non possono essere fruite dal pubblico. Altre ancora, sotto l'egida, perché? Perché su un territorio nemmeno gigantesco, che è il Golfo di Napoli, intervengono con i loro poteri la sovrintendenza di Pompei, la sovrintendenza di Napoli e la sovrintendenza di Salerno, tre sovrintendenti di cui però Pompei è diventata autonoma e quindi rimane la sovrintendenza grande polo museale, il che è una foresta burocratica enorme che non permette di crescere con una velocità. Molto spesso si verifica che sulla costa, questo è uno dei motivi per cui la villa è lì, perché c'è questo capriccio geologico, c'è questo capriccio di due scogli che si abbracciano con un po' di cielo e la villa arrivava fino a qui. C'è la possibilità di avere un doppio porto, c'è la possibilità di avere questo tunnel di ingresso e alle spalle la piana che è stata dedicata all'Italsider, ma che era la piana attraversata dal Rigagnolo che produceva. Guardatela dall'alto, questa è la villa, questi sono gli scogli dell'isolotto della Gaiola, questi sono ancora ruderi romani costruiti e strutturati, quindi si ci entrava con le navi, si accoglieva gente, arrivava Cesare Ottaviano Augusto che ospitava tutta la sua corte. È semplicemente solamente meravigliosa.